E anche oggi siamo al Climatfest, questa volta con Camilla di Semidiscienza. Camilla, perché siete al Climatfest e soprattutto che cos'è Semidiscienza? Allora, noi siamo al Climatfest per portare al pubblico e per mostrare al pubblico la nostra sezione Semidiscienza Cambiamo, che si occupa di sostenibilità. Semidiscienza è un'associazione di promozione sociale che si occupa fondamentalmente di parlare di divulgazione scientifica in senso ampio, quindi i nostri soci sono per esempio matematici, biologi, biologi marini, c'è chi si occupa di oceani, c'è chi si occupa di plastica per esempio, e noi di fatto organizziamo quindi degli eventi per parlare di questi temi, ma entriamo nelle scuole per realizzare vari progetti, sempre di sensibilizzazione sulla sostenibilità, per esempio. E abbiamo anche dei siti su cui potete trovare il nostro materiale, produciamo degli articoli, per esempio, che condividiamo sul nostro blog. Volete già appunto farci vedere quali sono i vostri siti, dove trovare gli eventi in programma? Certo, potete vedere questi QR code. In questi QR code troverete il nostro blog. Comunque ci trovate su Google come Semidiscienza, potete cercarci lì. Lì troverete comodamente appunto la sezione blog, la sezione Cambiamo anche, che si occupa di sostenibilità, e la sezione Eventi. E perché siete al Climafest? Cosa volete dimostrare? Siamo al Climatfest per dimostrare che siamo in una situazione di crisi ambientale e che bisogna parlare di sostenibilità. Per questo motivo abbiamo qui la nostra Enercyclette che ci permette di dimostrare quel concetto di schiavi energetici, ovvero il fatto che per anche solo accendere una lampadina serve uno schiavo che pedali sulla nostra ciclette, e questi schiavi sono di fatto i combustibili fossili. Noi abbiamo bisogno dei combustibili fossili per fare quello che facciamo nella nostra vita di tutti i giorni. Ma vuoi farci vedere un esempio di come funziona questa Assolutamente sì. ciclette? Che hai detto che produce energia, giusto? Esatto. Vuoi spiegarci anche un po' come funziona? Allora, questa Enercyclette produce un meccanismo tale da alimentare queste due lampadine che vedete qui di fronte. E vi posso spiegare anche quello che sento in questo momento. Se fosse accesa solamente la lampadina blu, farei un po' meno fatica. Per il fatto che è accesa quella lampadina bianca in fondo, che è una lampadina di una macchina da 55 watt, sto facendo un po' più fatica. Quindi il concetto è sentire quanta fatica ci vuole per mantenere accesa anche solo una lampadina. Quindi voi promuovete anche l'utilizzo dell'energia pulita, dell'energia magari anche nucleare? E cosa ne pensate? Sul nucleare non so esprimermi per quanto riguarda l'associazione, penso che sia un dibattito del quale bisogna ancora discutere, ecco. Non abbiamo una posizione ufficiale, diciamo, in quanto Semidiscienza, ma assolutamente sosteniamo l'idea di produrre energia pulita. Di fatto abbiamo in corso un progetto che riguarda le comunità energetiche che stiamo cercando di portare avanti. E appunto, per quanto riguarda altri tipi di energia, quali promuovete? Beh, promuoviamo sicuramente le rinnovabili generiche, per cui il fotovoltaico, per esempio. Esatto. C'è un nostro socio, tra l'altro, che ha scritto un articolo molto interessante su come alimentare la propria macchina elettrica, e lui ha anche dei pannelli fotovoltaici, se non sbaglio, a casa, quindi energia di questo tipo, ecco. E invece, altra domanda. Allora, abbiamo visto come sta funzionando questa Enercyclette, si Sì, chiama, giusto? Enercyclette. E questo ci fa capire appunto quanto sforzo, giusto? Vuoi dirci qualche informazione in più appunto sulla produzione dell'energia, su appunto voi che sostenete l'utilizzo delle rinnovabili e anche degli eventi che avete in programma, perché voi state promuovendo queste Certo, energie rinnovabili. Spiegaci. certo. Beh, per quanto riguarda la produzione di energia, come vi dicevo, come dire, quello su cui vogliamo ragionare e anche su cui cerchiamo di, diciamo, portare l'attenzione è il fatto che noi in questo momento storico viviamo in un periodo di eccezione, nel senso che dagli anni 50 fino ad oggi c'è stata una sorta di balzo, una crescita esponenziale nell'utilizzo di energia, e questo è stato possibile grazie ai combustibili fossili. Ma uno dei temi di cui parliamo, per esempio, è il picco del petrolio, ovvero il fatto che le energie, come dire, i combustibili fossili sono limitati, come tutti sappiamo. Di Certo. conseguenza, questa struttura, sociale, economica, politica che ci caratterizza in questo secolo è di fatto il frutto di
un qualcosa che non è sostenibile per il futuro. Quindi questo è un po' uno dei discorsi che portiamo avanti e che portiamo avanti anche nei nostri eventi. E per esempio, quando saranno questi eventi? Per esempio, abbiamo recentemente concluso un ciclo di incontri online con gli Stati Generali delle Donne, che ringraziamo ancora, cogliamo l'occasione per ringraziarli, che sono un'associazione di Pavia. E durante questi eventi abbiamo discusso di cambiamento climatico e di politiche che riguardano il contrasto al cambiamento climatico, quindi mitigazione e adattamento. Poi abbiamo varie interviste, appunto, che sono state fatte per esempio al nostro presidente, e appunto abbiamo degli eventi in presenza, come degli aperitivi scientifici che sono stati organizzati sul tema della plastica, sul tema sempre dell'energia. E questo. Invece, ultima domanda, voi pensate che Milano sia una città sostenibile? Penso che Milano stia facendo dei passi avanti sicuramente. Ma c'è da fare molto di più? Assolutamente, come ovunque d'altronde, sì. Perfetto, allora grazie mille anche grazie. Per la dimostrazione, molto grazie interessante. A voi. Allora, da Semi di Scienza è tutto, grazie.